Prove generali in vista della gara di sabato con l'Avellino questo pomeriggio al comunale di Mozzagrogna con il Fossacesia per il Pescara di Zeman che si è imposto con il risultato di 3-0 grazie alle reti segnate tutte nel primo tempo al 23esimo da Ganz, al 34esimo da Del Sole e al 42esimo da Benali. In campo dall'inizio Ganz, così come Bovo, reduce da un problema fisico, e anche il 17enne uruguaiano Elizalde. In tribuna presenti il presidente Daniele Sebastiani ed il direttore sportivo Luca Leone. Andiamo ad ascoltare il patrone biancazzurro. Una squadra che sta crescendo man mano che passano le giornate. Sicuramente domenica, sabato ci sarà una partita molto difficile, perché l'Avellino è una grande squadra organizzata, gioca insieme già da un po' di anni, l'allenatore lo conosciamo tutti, quindi sarà una partita difficile. Noi siamo chiamati a dimostrare che non siamo quelli della partita precedente con la Cittadella, speriamo di poterlo dimostrare sul campo davanti ai nostri tifosi. In Pescara, presidente Sebastiani, quello delle ultime settimane meno arrembante, meno garibaldino, ha un po' più di difficoltà ad andare in rete, però subisce molto meno dagli avversari. È una squadra che non piace molto al mister, no? Perché lo sottolinea ogni fine partita. Sicuramente lui vorrebbe una squadra un po' più arrembante, come dici tu, e a sprazzi si vede il gioco, si vede il lavoro che fanno durante la settimana, però è anche vero che abbiamo, fino adesso abbiamo avuto tanti giocatori importanti fuori, non che quelli che abbiano giocato siano meno importanti, però il mister sta costruendo qualcosa con tutta la nostra rosa, e io mi auguro che nelle prossime settimane si comincerà a vedere anche qualcosa in più in campo, in termini di gioco, in termini di tutto quello che in settimana provano e su cui lavorano. L'ultima, presidente, i tifosi aspettano di vedere Simone Ganzi in campo, il vero Ganzi. Ma lo aspettiamo tutti, come aspettiamo anche tanti altri ragazzi. Non ci dimentichiamo che abbiamo ancora fuori gente come Campagnaro, abbiamo fuori, dovrebbe rientrare in questa settimana e aggregarsi al gruppo anche Andrea Cocco, quindi non è che abbiamo proprio una squadra per la categoria così male, no? Quindi sicuramente i tifosi si aspettano un po' da tutti il massimo, è quello che ci aspettiamo anche noi come società.